Ciao a tutti ragazzi, eccoci un altro video di questo Alzan qui su Minecraft Italia con una nuova recensione di una casa. Questa volta la suddetta casa ce l'ha mandata un utente che si chiama Yowski, che fa delle costruzioni della Madonna. Potete trovare tutte le sue costruzioni su Planet Minecraft scrivendo Yowski, poi ve lo metterò in descrizione. Questa casa in particolare è davvero molto figa e per questo l'ho scelta. Praticamente è una villa su un'isola. Si arriva da questa strada che ovviamente è stata tagliata, ma comunque, cioè, per rendere l'idea si potrebbe continuare, ma ti inserisce alla casa. Arrivando appunto dalla strada notiamo un bellissimo lago con in mezzo un albero e comunque tutti i dettagli curati nei minimi dettagli, appunto, fino alle torce, le liane, i fiori, veramente fatto benissimo. Poi continuando dalla strada notiamo appunto dei lampioni fatti con i beacons e la strada sale fino ad arrivare finalmente all'entrata della casa. Qui abbiamo due vie, una via che penso sia per l'entrata della casa, appunto, che si attiva grazie a questa leva, e di qua invece una che potremmo dire l'entrata di servizio, non lo so, forse di là c'è il parcheggio e di qua si entra in casa. La casa è davvero molto grande, qui non so perché manchino dei blocchi, li avevo aggiustati mi pare. Comunque, dicevo, qui c'è l'entrata della casa, come vedete ci sono queste mensole assolutamente strafighe, mi piacciono un sacco le mensole fatte con i tappetini e i blocchi di lana. Ce ne sono un paio, poi andando giù di qua appunto c'è un tavolo, guardate tutto come è fatto bene con le teste, cioè le teste secondo me ci stanno davvero benissimo. E andando giù di qua, io ovviamente passo sul tavolo perché sennò non sarei trasgressivo, andando giù di qua c'è un'area televisione. Qui non so cosa dovrebbero significare queste teste, probabilmente erano degli altoparlanti, ma qualcuno qui ha cambiato skin. Qui ci sono altre mensole che però magari sono state un po' rovinate, non so da cosa e da chi e da perché, ma comunque ci sono. E giù di qua c'è una specie di cucina, con un lavandino, appunto, delle mensole e una zona forno. Davvero figa questa cosa, mi piace, è davvero molto bravo lui, per cui magari farò recensioni di altre sue costruzioni perché sono davvero davvero fighe. Andando giù di qua infine c'è una porta che ci porta, ovviamente ci porta a un piccolo bagno dove c'è qui la doccia, intanto non so perché il vetro è così buggato, e un lavandino e il water. Uscendo dalla cucina si arriva alla zona fuori, che è quella che è accessibile appunto dall'entrata, da quei pistoni là. E qui troviamo, oltre a un sacco di alberi e a questo cancello fighissimo, un'altalena e degli ombrelloni con delle sdraio, oltre che una piscina dove ci sono un sacco di squids. Qui c'è un piccolo tavolino e questo teoricamente penso dovesse somigliare a un barbecue. Rientrando e svoltando a destra dopo la sala televisione troviamo un albero di Natale, perché penso che questa mappa fosse stata fatta durante il periodo di Natale, una piccola libreria e delle scale. Al secondo piano, oltre appunto a un sacco di decorazioni e altre mensole, troviamo un piccolo camino e di qua ci sono la zona bagno e la zona letto, guardate che figata. E giù di qui, oltre a questo tappeto fighissimo, troviamo un'altra stanza letto con una televisione e un piccolo balcone. Ora facciamo una panoramica dall'esterno, ma come vedete questa casa è davvero davvero figa, probabilmente prenderò ispirazione per un sacco di mie cose. Ah, mi sono dimenticato di illustrarvi il campo da beach volley che c'è subito dietro all'entrata. E niente, questa casa è davvero davvero figa, qui c'è anche una piccola cascata che va nel lago, appunto cose che si possono notare solo da una panoramica. Io vi ricordo che il download di queste e di altre case sono in descrizione, vi ricordo di andare a vedere anche gli altri video della serie, qui c'è una scala per scendere in spiaggia da appunto di fianco alla piscina, cioè ogni volta che giro trovo cose nuove che non ho ancora visto, è incredibile. Comunque vi ricordo di lasciare un bel like, andare a vedere gli altri video della serie, magari passare dal mio canale che è in descrizione, un commento su cosa vi piacerebbe vedere, sulle vostre costruzioni che volete mandare o altre cose, e direi che noi ci vediamo al prossimo video. Bella.